Mi porto i saluti del sindaco che non è qui stamattina e aveva altri impegni istituzionali. Sono contenta di vedere, di sentire, soprattutto perché si sentiva il silenzio, e questo è emblematico quando ci sono tanti ragazzi, vuol dire che tutto, come diceva Carla, mi è veramente piaciuto. E, dopo siete invitati, noi oggi faremo una cosa un po' più breve di quella che avevamo pensato di fare all'inizio, perché poi comunque ci riserviamo di completare il discorso al Bastione della Favorita. Lì ci sarà una splendida mostra, la curatrice è Fiorella, e questa mostra si intitola Space Girls, Space Women. È proprio, c'è proprio la dimostrazione di quante donne nell'arco del tempo siano riuscite laddove a volte gli uomini non sono riusciti, ma come diceva Carla non è una questione di chi fa prima o chi fa meglio, è proprio una questione che bisogna riconoscere il merito a chi fa. L'importante è fare sempre del proprio meglio, ragazzi. Lascio velocemente la parola a tutti loro e ringrazio in maniera esagerata, veramente lo dico col cuore, Roberta Castini. Grazie di cuore a tutti, sono felicissima di vedervi, siamo tanti. E allora continuiamo, già sì. Noi abbiamo detto troppo, adesso passiamo la parola a loro. Al contenuto, arrivederci. Allora vi presento velocemente le relatrici della tavola, questa tavola rotonda che ha il titolo, come diceva Fiorella, Diversità del Blu, e quindi parleremo di diversità con le nostre relatrici. Passo a presentare Daniela Billi. Daniela Billi è una ricercatrice del leader del laboratorio di astrobiologia e biologia molecolare, diciamo, quant'è del dipartimento di biologia. È una cosa molto affascinante, lei penso che ci parlerà di questo studio sui cianobatteri, sono degli estremofili, sono praticamente i primordi della vita sulla Terra. E lei è un progetto che va avanti da tantissimi anni, è un progetto con l'ESA che ha fornito un contenitore per i suoi cianobatteri, Expos. E quindi lei sta collaborando con l'ESA proprio per vedere come reagiscono questi estremofili, queste prime forme su Marte, per vedere. Ed è bellissimo quando lei dice che fa questo perché deve suscitare curiosità negli studenti, perché devono rispondere alla domanda se c'è vita nell'universo, e quindi sarà interessantissimo parlare con lei. Poi abbiamo Fiorella è una consulente astrofisica prestata alla comunicazione, nel senso che lei ama questo aspetto dell'astrofisica, collabora, lei è al Dipartimento di Comunicazioni dell'ESA e lavora su diversi progetti che riguardano studenti in tutta Italia ma anche nel mondo. Crede nella comunicazione e pensa che appunto sia di importanza strategica per quanto riguarda la materia dello spazio, proprio per spingere le nuove generazioni ad avvicinarsi a questo argomento. Dopo avremo Anna Sirica, che è direttore generale del NASI, che ASI sta nell'acronimo per Agenzia Spaziale Italiana, ragazzi, ok? Mentre quando parliamo di ESA parliamo di Agenzia Spaziale Europea, e qui noi abbiamo ESA, esponenti di ESA e ASI entrambe, se non di istituti universitari. Quindi Anna Sirica è laureata in economia e commercio, una lunga esperienza nella pubblica amministrazione con incarichi di responsabilità nazionale all'INAF, all'Istituto Nazionale di Astrofisica, e come lei afferma, nella ricerca non dovrebbe esistere distinzione tra uomo e donna perché è il merito che fa progredire. La ricerca della conoscenza non ragiona di distinzioni di genere, ma di qualità. È una sua affermazione. Poi avevo con noi la nostra concittadina Ersilia Raudo, sono onoratissima di averla qui, è una donna spaziale, come amano definirla, appassionata di filosofia e di letteratura
dalla pancia mi è venuto questo amore per la fisica. Studia fisica, lavora all'ESA da quasi 30 anni, si occupa di stelle, di spazio e di diversità. Si dedica alla cosmologia per accedere alla dimensione dell'universo, per sapere di più. È un esempio assoluto di come una donna possa approcciare la scienza. Parla di stelle, di tempo, di tramonti, così che le ragazze, soprattutto le ragazze, possono avvicinarsi attraverso il suo esempio, possono avvicinarsi a quello che è un tema importante della nostra tavola rotonda, che sono le materie STEM. Ma vale anche per i ragazzi, non è privilegio delle ragazze, è per tutti, perché le materie STEM, scienza, tecnologia, matematica, ingegneria, saranno il nostro futuro. Dobbiamo studiare queste materie, dovremmo studiare, non trascurando letteratura, filosofia, quant'altro, ma sono le materie del futuro. E niente, io passo la parola a questi illustri relatori, e buon ascolto. Grazie. Allora, questa tavola rotonda, vista un po' anche tutta l'organizzazione della tempistica, pensiamo organizzata così: io farò delle domande a tutti i nostri relatori, qualche domanda per voi, che poi continueremo dove appunto c'è la vostra. Quindi, abbiamo visto questo film, Il diritto di contare, che chiaramente già dal titolo ha una connotazione sia umana che tecnologica, quindi il diritto di contare. Quindi, la mia domanda è la prima: se questo diritto di contare è stato presente nella vostra carriera e se sì, in quale modo? Partiamo dalla mia. Mi sentite? Sì. Il diritto di contare non ha pesato moltissimo su di me, perché sono una biologa, quindi diciamo, la competizione è meno difficile, no? All'università generalmente le studentesse di biologia sono tutte ragazze. Poi tra l'altro abbiamo anche diciamo fratelli che appartengono al mondo della botanica, quindi che sicuramente gli studenti non ridiranno al pensiero della fotosintesi clorofilliana e tutte quelle cose che sono sulle loro linee di testo. Poi la parola cianobatteri è veramente, vedo proprio, mi fa venire la pelle d'oca, però come si diceva prima sono stati quegli organismi che hanno ossigenato la nostra atmosfera primordiale, senza di loro noi qui oggi non saremo. E quindi devo dire che sono una persona fortunata, perché quando ho iniziato a studiare l'astrobiologia non esisteva neanche la biologia sintetica che esiste adesso a Torbergata, e sono forse più in contatto scientificamente con i migranti da un punto di vista degli astrofisici, dei matematici, di persone che riescono così a immaginarsi l'universo, l'espansione, le stelle, che riescono a pianificare missioni spaziali. Però come si diceva prima, ognuno deve trovare la propria dimensione, no? E quindi gli elementi brillanti ci illuminano, ci guidano, ci danno energia, e avere la fortuna di incontrarle nella propria vita, come io ne ho incontrate diverse che ti danno magari un'occasione, è fondamentale. E poi ognuno nel proprio settore deve cercare di fare il meglio, questo a prescindere dall'essere, diciamo, della questione del gender. Sicuramente i tempi sono migliori e quello che oggi è possibile sicuramente prima non lo era, ma le relatrici sono sicuramente una dimostrazione. Grazie, quindi passiamo al mondo della ricerca, quindi con Anna Silica, direttore generale dell'ASI, per avere la testimonianza riguardo al diritto di contare della sua carriera. Intanto vi dico che questo film io l'ho visto 3 volte. 2 volte per lavoro, una volta per le scene. Io penso che più che diritto di contare si debba parlare di diritto di essere, quindi è importante questo, e sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista tecnico. Se questo diritto di contare ha inciso la mia carriera, vi devo dire, non lo so, sapete perché? Perché io, quando appunto qualcuno, sappiamo che porte in faccia se ne possono ricevere, io ho preso il bello di queste porte in faccia, cioè vedere sempre, andare oltre e dire vabbè, provo, vado oltre. Quindi non so, e devo dire non l'ho sentito come differenza di genere,
perché io ho lavorato sempre in questo modo. Io ho inseguito la bellezza dei miei sogni. Avevo un sogno. Quando mi sono laureata in economia, avevo un sogno, fare il manager, organizzare le aziende. E quindi durante la mia carriera guardavo solo a quell'obiettivo e non alle discriminazioni. Quindi, e come mi sono posta io, e questo è quello che dico, ragazzi, quando diceva Gandhi, quando ci va di fare un gesto, qualcosa, dire una parola, facciamola, sapete perché? Perché nessun altro la farà al posto nostro. Quindi diritto di essere, diritto di essere e di contare. E vedete che se inseguite i sogni, se inseguite i vostri obiettivi, questa differenza non c'è. Grazie. Quindi adesso vediamo, allora abbiamo avuto il caso di Daniela Vivi che è una biologa, con Anna Fica, economista. Ora vediamo se nel mondo della fisica, quindi possiamo aver segnalato da Pioggia all'ESA, se questo diritto di contare è al contatto sia a livello universitario ma anche dopo la vita. Volevo dire se posso dire una cosa sul film. Certo. Allora, io nella mia carriera sono 27 anni che sono presa, sono stata anche, ho avuto la fortuna di essere 4 anni a Washington a lavorare appunto con la NASA. E la NASA è sempre stata molto sensibile, anzi addirittura oggi dopo questo film c'è proprio un dipartimento che si chiama, diciamo, il diritto di contare, cioè hanno messo proprio questo in evidenza e ha lanciato una grossissima attenzione. Quindi tutte queste cose, anche se a volte un po' rimbugliate, però in effetti ce l'hanno. E all'epoca c'era una cosa molto divertente, che la direzione della scienza, diciamo, c'erano tre direzioni della scienza. Una era la direzione dell'universo, una era la direzione del rapporto Terra-Sole, una era la direzione del sistema solare. Quindi io avevo questa mia collega che sul suo biglietto di visita aveva scritto Anna Kinney, direttrice dell'universo. E questa è una cosa che faceva impazzire l'amministratore della NASA, che diceva, ma io sono amministratore della NASA e ho qui accanto a me la direttrice dell'universo. E fu questa cosa usata moltissimo proprio per anche lì far cadere l'attenzione su come appunto alla fine erano sempre comunque troppo poche. Un'altra cosa che voglio dire, perché siete ragazzi, è questo, cioè il terzo uomo ad andare nello spazio è stata una donna, questo bisogna sapere, in realtà voi sapete che l'anno prossimo si festeggia i 50 anni dello sbarco sulla Luna, ci sono stati solo 12 uomini sulla Luna, non c'è mai stata una donna, ma si comincia con Gagarin nel 61 e già nel 63 c'è Valentina Tereshkova che va sola nello spazio per 3 giorni come pilota e ritorna appunto, fu un'esperienza incredibile. Successivamente c'è un'altra russa che si doveva aspettare 20 anni per avere un'americana donna nello spazio. E altrettanti, 10 anni di un'europea nello spazio. Allora, qual è la cosa divertente rispetto alla NASA e agli astronauti? È che comunque c'erano enormi pregiudizi, innanzitutto uno dei motivi per cui non c'erano state le donne alla NASA come astronauti, perché c'era questa competizione che ne fuori da un meeting dell'astronauta John Glenn diede al congresso, che comunque lo spazio era una questione militare, cioè c'era questo clima di guerra fredda e quindi non era una questione di donne, era veramente una questione di uomini. E quando cominciarono ad aprire non sapevano come fare, tant'è vero che si inventarono una specie di kit di maquillage, di trucco, perché secondo loro le astronaute certamente volevano essere belle mentre erano lì sulle stazioni di stare nello spazio. E l'astronauta satellitare dove disse non lo userò mai, ve lo potete tenere, soprattutto erano gli ingegneri stessi a decidere secondo loro cosa erano le cose con cui sono truccate. Quindi non ha mai volato, a Washington si può vedere questo piccolo kit molto carino. E quando satellitare, la prima donna a volare tornò e gli offrirono un mazzo di rose e lei rifiutò e disse questi sono stereotipi, ho fatto lo stesso lavoro dei miei colleghi,
un discorso che è cominciato molto molto tanto tempo fa, e l'analisi è sempre stata molto sensibile, anche se appunto il diritto di contare molto spesso dipende anche dalla sensibilità di tutto un ambiente e dalla sensibilità anche maschile. Infatti uno dei movimenti più importanti ora è questo He for She, cioè gli uomini che si impegnano per le donne, non le donne da sole che devono rivendicare il proprio diritto di contare. Per quanto riguarda la mia esperienza, certo il mondo della fisica è un mondo con pochissime donne, tuttora è un mondo con pochissime donne. Faccio anche un esempio: quando Claudia Agnelli, che è stata la prima donna astronauta europea, fece domanda, ci furono il numero di domande dalle donne fu il 10%. Quando Samantha Cristoforetti, quindi parliamo del 2008, fu assunta, quindi al giro di assunzioni della nuova generazione, il numero di domande da parte delle donne era il 10%, cioè non c'era stato nessun cambiamento. E questo dimostra come ci sia da qualche parte questo non crederci in un certo senso. Quindi il contare o il non contare dipende moltissimo dal crederci, dal fatto che una delle ragioni per cui le donne non fanno domanda al posto è perché loro vedono che ci sono la conduzione, allora devi essere così, 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 loro se non c'hanno tutti quei parametri non fanno neanche domanda. Gli uomini guardano la prima linea, guardano l'ultima, io vado, provo. Quindi un po' stereotipo questo, ma è anche un po' vero, cioè questo sentire anche le regole in modo molto forte, sono molto più le donne che sentono le regole degli uomini. Quindi se non si sentono assolutamente al 100% pronte non ci provano neanche. E invece bisogna provarci. Se è interessante, si pensa che uno ha le proprie capacità per farlo, si deve buttare, ci deve provare, deve crederci. Se non ci credi tu, non ci crede nessun altro. Quindi questa no, l'idea che dicevamo. Queste tre testimonianze è comunque emerso che la passione è sicuro un driver importante per riuscire, per questa anche magari un po' la mia esperienza personale, perché di base sono un'astrofisica e sono contenta che c'è Daniela qui oggi con noi, perché nei miei primi anni di ricerca io ho fatto anche io astrobiologia, quindi questa ricerca della vita dell'universo. Quindi parlando di blu, sicuramente l'acqua è un elemento fondamentale perché la vita esiste. Quindi siamo al Festival del Blu, volevo chiedere a Daniela quali magari sono oggi dei progetti interessanti perché l'acqua e come possiamo magari ispirare i giovani verso l'astrobiologia. L'astrobiologia è appunto lo studio della vita nell'universo e quindi l'acqua, lo stato liquido, ne è un prerequisito, la presenza di elementi Chomsky che avete visto nella tavola periodica sono un altro requisito, quindi carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto e zolfo, e anche poi una fonte di energia che può essere o solare o chimica, e questo diciamo guida molte delle missioni spaziali che sono alle ricerche di vita non solo su Marte ma anche nelle lune ghiacciate del nostro sistema solare, o aiuta a definire i piani di abitabili, quindi dove ci sia acqua, lo stato liquido, soltanto liquido sulla superficie. Quindi il discorso si fa molto affascinante. Tornando alle questioni di molto parlato dagli astrofisici che frequento chiaramente, e tornando però alle questioni che conosco meglio, che sono quelle della biologia e della vita in ambienti estremi, della conoscenza di questi organismi a cui si accennava prima, estremofili, che vivono lì dove veramente alta temperatura, bassa temperatura, estremi di pH, condizioni assolutamente proibitive per noi, la vita non ci delude mai e ci sono sempre delle forme microbiche presenti, e questo ci aiuta veramente a definire i limiti chimico-fisici di dove cercare la vita. Quindi questo è veramente il momento in cui professioni, o specializzazioni o anche conoscenze proprio per esempio della biologia ben si abbracciano con il mondo degli astrofisici, dei planetologi, e poi se andiamo all'origine della vita, allora lì anche i chimici proprio, no? E quindi penso che per voi giovani, se l'interesse è questo è proprio il momento adatto per
specializzazioni molto diverse, ma è questo l'unico modo per poter fare questo tipo di lavoro, che quando si chiama, come ho detto prima, non esisteva neanche, quindi veramente non chissà cosa riserva a voi in futuro. Grazie, sì, appunto ci vengo a sottolineare sul fatto che sia veramente interdisciplinare, quindi non, chi non è portato per la matematica o la fisica, però per la biologia o la chimica, tra l'altro nel caso dell'astrobiologia c'è anche la parte filosofica e epistemologica, quindi anche chi è portato per le materie letterarie può comunque interessarsi alla fisica della vita da un punto di vista filosofico e epistemologico. Quindi ora diveniamo invece quindi al blu, quindi blu mare, blu acqua, origine della vita, e tra l'altro ci tengo a sottolineare che diciamo, il titolo di questa tavola rotonda, Diversità del Blu, la nasce nell'ufficio di Anna Silica, quando abbiamo fatto delle riunioni e ci chiedevamo come intitolare questa tavola rotonda, quindi vedo il diritto di questa diversità del blu. Quindi nel caso dell'Agenzia Spaziale Italiana, quindi passiamo dall'acqua, la vita, allo spazio, blu tra cielo e mare, come si può identificare e spiegare meglio a questi ragazzi oggi? Intanto la diversità del blu, perché la diversità del blu? Io ero abituata a vedere il tramonto rosso, ma su Marte il tramonto è blu, quindi la diversità, secondo a come guardiamo le cose, no? Quindi secondo dei posti, dal punto di vista, ecco perché la diversità del blu. Ma passiamo all'agenzia, lo spazio diciamo che è così trasversale che non è difficile parlare di cielo, di mare, quindi partiamo dal mare al cielo fino ad arrivare al cosmo che non conosciamo, andiamo oltre, io dicevo beyond, proprio quello che noi vogliamo fare, andare da quello che conosciamo a quello che non conosciamo. Noi ovviamente abbiamo tanti satelliti, mi viene in mente Cosmos SkyMed, che è un progetto che noi facciamo con la difesa, che sono questi quattro satelliti radar che osservano, e non so se avete sentito, forse qualcuno ha sentito, satelliti dell'Agenzia Spaziale Italiana che monitorano in caso di inondazioni, in caso di terremoti. Ovviamente noi passiamo davvero tra mare, cielo e cosmo, quindi perché il futuro, ragazzi, sono i satelliti, noi facciamo tutto con i satelliti, quindi come navighiamo con i satellitini, così osserviamo la terra, così osserviamo il mare, così osserviamo il cielo, quindi tutto di questo, però ricordatevi, beyond. Allora, l'Agenzia Spaziale Europea copre un grosso spettro di attività, e di nuovo già ci siamo, se ci siete il film, molte più attività di quelle che copre la NASA. La NASA non fa lanciatori, la NASA non fa tipi di comunicazioni, la NASA non fa sistemi di navigazione, che sono fatti dai privati, ma soprattutto il volo umano, la scienza, l'istruzione della Terra, noi quindi siamo comunque un'agenzia molto più, con un numero di attività molto più grande e un budget molto più piccolo, comunque riusciamo a fare lo stesso grandi cose. L'osservazione della Terra è sicuramente uno dei primi dei programmi, è il programma più grande. Perché è il programma più grande? Perché comunque sia è cresciuta l'interesse da parte dei sedimenti, l'interesse da parte dell'Europa, del fatto che siamo su una navicella spaziale che si chiama Terra, e se questa navicella spaziale che si chiama Terra non ce ne prendiamo cura, non ci sono tante soluzioni a portata di mano, quindi dipende veramente da noi. Ieri abbiamo fatto vedere delle foto dello spazio che mostravano come praticamente se prendiamo la Terra a questa scala di dimensioni, l'atmosfera è poco più che un capello, eppure da quel capello dipende la nostra sopravvivenza. Dipende la nostra sopravvivenza come essere umani, dipende anche altre cose, ieri raccontavo che anche il suono esiste perché c'è un'atmosfera, quindi la musica. Siamo dipendenti da questa piccola cosa che tendiamo a dare un po' per scontato. Abbiamo ancora delle persone che considerano che
il cambiamento climatico è una congettura e non è vero e non sta avvenendo, quando invece comunque è qualcosa di cui ci rendiamo conto tutti. E perché è dedicato questo equilibrio? Noi per esempio se studiamo Marte, se ci interessiamo a Marte, perché sappiamo che su Marte c'è delle condizioni molto simili alla Terra e c'è un equilibrio tra i tre stati della Terra. Liquido, acqua, solido, terra e assoluto atmosfera. E a un certo punto questo equilibrio è saltato e il pianeta è diventato una roccia rossa di pianeta dove ci sono state forse tracce, dove ci potrebbero essere tracce di qualche forma di vita che adesso andremo a vedere appunto nel 2020 con il rover ExoMars, quella agenzia spaziale con un loro nome. Ma questo per dire che non è questo mondo in cui viviamo, noi siamo qui, chiacchieriamo in un universo assolutamente silenzioso, muto, indifferente, eppure noi siamo qua e siamo qua grazie a questo equilibrio. Quindi gli investimenti da parte degli Stati membri verso la comprensione, grazie ai satelliti, perché poi vi rendete conto che guardare la Terra da fuori, misurare l'ampiezza dei ghiacci, misurare come stanno cambiando le correnti. Ci sono delle foto incredibili e abbastanza impressionanti, se voi vedete come si sta riducendo la calotta artica. Ormai anche il passaggio oriente-occidente sta cambiando completamente, perché quello che prima era portato dei ghiacci adesso è completamente libero, nasce la pirateria e ci sono dei paesi come la Norvegia che grazie ai satelliti controllano questo aumento di pirateria, proprio perché c'è un flusso di navi molto più grande che si è creato perché non ci sono più ghiacci di impedire il passaggio. Quindi perché questa cosa è anche importante rispetto ai giovani? Perché i giovani oggi quando cercano lavoro non gli interessa solo più capire qual è il tuo business, che cosa fai, tecnologia spaziale, vogliono anche capire un'agenzia come si qual è la postura dell'agenzia nella società, quali sono i suoi valori, che cosa crede. E l'ambiente fa parte di questi valori, la diversità fa parte di questi valori, l'inclusione, avere persone con background diversi, persone che possono avere gender diversi. Quindi anche per l'agenzia spaziale l'importanza di riuscire a trasmettere i propri lavori, i propri valori, è fondamentale per rimanere una possibilità per voi avere un'attenzione su due giovani un giorno quando cercherete un lavoro. Quindi sfumature di blu e sfumature anche di valori come parte dell'immagine che vogliamo sostenere e passare soprattutto le nuove generazioni. Grazie. Volevo aggiungere una cosa, noi ci troviamo appunto alla Fondazione Capoto, noi siamo a Greta, quindi la nostra aspirazione, la nostra economia è un'economia del blu, in effetti noi abbiamo una crescita blu, quindi un altro aspetto di questa tavola rotonda che vuole essere di informazione suppongo, no? Per cercare di spingere voi da dei input, non dimenticare che in Italia ci sono degli istituti di oceanografia, noi abbiamo anche delle eccellenze per quanto riguarda lo studio del mare, abbiamo una nave, la Explora, che è un altro colore all'occhiello perché è un ente pubblico che lavora, che si va a vedere i rischi, si vanno a vedere i sistemi sismici, crostali e si vanno a monitorare i nostri mari, e Explora sta migliorando, lavorando sul Mediterraneo, oltre che sul Baltico, e le calotte polari. Quindi è l'Italia, ancora una volta, che si fa portatore di studi importanti. Vale la pena sottolinearlo, visto che tante volte magari ci buttiamo la zampa sui piedi da soli. Invece noi siamo sempre presenti in punti cruciali della ricerca. E quindi è importante, e a Greta forse questo blu a noi interessa ancora di più, cioè spingere voi ad essere vicini al nostro mare, non solo come pesca o diventare sicuramente dei naviganti e navigatori, ma anche studiare il nostro mare, che è importante. Volevo aggiungere a proposito del blu, l'economia blu, questo è molto importante, no? Perché comunque senza fare nuovi investimenti
sfruttiamo al meglio quello che abbiamo. Questo è molto importante. Io sono appassionata di economia, quindi ma è importante, abbiamo tante cose, tanti progressi, però non nuovi investimenti, utilizzare al massimo, come diceva, noi abbiamo tanto, abbiamo degli enti pubblici di eccellenza in Italia, la fisica è un'eccellenza, l'astronomia è un'eccellenza, lo spazio è un'eccellenza, noi siamo andati nello spazio quando non ci potevamo permettere di fallire. E questo è lo studio dell'economia blu. L'economia blu ci permette di dire quello che abbiamo utilizziamo al meglio. E Gaeta mi viene proprio in mente che forse è il posto giusto. Grazie. Allora, magari adesso che abbiamo dato un po' un overview di quello che noi facciamo, è stato interessante, sicuramente avete domande, anche magari appunto su delle definizioni, economia blu, astrobiologia o altro. Quindi io direi di cominciare qui con qualche domanda e poi tutti insieme andare a vedere questa mostra. Quindi diamo la parola a voi e primo che vuole fare una domanda. Domande? Oppure che cos'è per voi il blu? Veramente, purtroppo in Italia non è una cosa ancora di
Io da poco mi sono laureata in ingegneria spaziale, quindi ho fatto la passione per il 27 e quando mi sono iscritta con una ragazza grazie, adesso passo la parola.
conduca il vostro cammino. È molto importante rifletterci. E poi la frase naturalmente della notizia della dottoressa Sigavaldo, la quale ha detto una cosa molto bella, l'ha ripetuta più volte. Il futuro in realtà, anzi ha ripreso a sua volta questa frase, il futuro è già dentro di noi, bisogna portarlo fuori, giusto? E quindi dobbiamo fare stare in voi, cercare di